Acqua minerale, pizza, Coca-Cola, succhi! Oddio! Togli! Togli! Allora, questo non è bollino rosso, perché voglio, ci tengo a dirlo, suki in giapponese significa amore. Mi dispiace se in questa regione significa qualcos'altro, ma lui vuole parlare d'amore. Camollia, butta parola di siciliano e blu, butta parole. In giapponese vuol dire amore. Mia azienda si chiama Amore. Amore, tutto quello che dice amore. Tra l'altro dico, tanti popoli utilizzavano questo prodotto. Addirittura i più stupefacenti a farlo erano i guerrieri Masai. I Masai. Masai suki che facevano! Dio! Ma sai, amore, che fa? Cioè, ma dai, amore, prodotto tu. Questa settimana ci occupiamo di pesce, che fa bene. Bravo. Questa cassettina era piena piena di orata. Sì. E tutti, orata succhi, un attimo, dico. Orata succhi, finito orata succhi. Rimane adesso pesce che sai esattamente dove si trova. Alici succhi! Ma lei però lo dice in maniera diversa. Che è? Come ti dice? Alici. Alici succhi! No, Alici, vabbè. Vabbè, io parlo difficile, signor. Voglio dire la coda. Sì, sì. I controlli che vengono. Oh, mio locale è tutto a posto, mio litorante. Ah, ecco, perché diciamo, noi prodotti teniamo tutti nella cella. Se noi viene contro, diciamo, noi prendiamo e lo mettiamo nella cella. Ok, quindi praticamente se volete mangiare, lui tiene tutto conservato in una cella. E se vengono i carabinieri. Cella succhi! Perché... Perché? Perché mettiamo, signor? Salutiamo i NAS. Diceva! Anasse! E se vengono i carabinieri, trovano questo succhi, questo tipo, questo amore nella cella. Perché che hai detto male, signor? Sì, ma hai detto bene che qua arriva il qui. Anasse, Anasse! Oh, ma ruttami! Ehi! No, ma qua non sei giustificabile. Oh, ma ruttami! No, non sei giustificabile, questa è parolaccia. Io, oh, ma ruttami, mio attitente domicili. Ma perché fate paura voi? Omar! Ah, Omar! Omar. Ruttami! No, come dici tu? Omar Ruttami! No, ti fidi, signor! Omar Ruttami! Si chiama, ti chiama così! Lei che lo diceva bene, signor, dai, lascio. Fate, però lui ha detto, no! Lui ha detto, perché se non mettete tensione, mettete paura! Lui ha detto, vai teatro e porta succhi a Luca e Paolo! E io non siamo Luca e Paolo! Non siete Luca e Paolo? No! Omar Ruttami! Picchi! Omar Ruttami! Porta chiedo l'uomo! Sì, chiedo! Ma come va? Giapponese! Non ti capisce, giapponese stretto, questo! Vabbè, licenziato! Licenziato, basta. Bravo. Saluta tutti e vai via. Io vado via, però contenti. Okay. Finalmente ha aperto punto vendita in Africa. Esattamente nel Mali. Ma là non è buono. Non è buono, ma lì succhi! Oddio! Non uno che dice succhi a destra, succhi a sinistra. Cioè qua mi licenziano. Cioè sono stato fortunato, mi ha miracolato Gesù. Grazie a tutti. Ma sempre mi avete mucca, no. È un modo di dire. Avete tu sapete qual è? Qual è? Con c'è il respiro, c'è il respiro. Me ne succede una giorno. Stasera ne va a trovare a mio cugino che stanno in Brasile. Chi è suo cugino? San Paolo. Ha trovato tutta la gente tutta allega, non è che è come sta capato rumore. Ma veramente io non mi sento morto. Ma vedo che a te picca ti arriva. Ma nel vero. E lei lo sa. Poi io c'ha che. Allora mi ordino un altro minafo su eBay. Ma non ce n'è uno solo in fece. Ha trovato tutta, mi va a fare una camminata con me cucina, che chi sei bella tranquilla, fa tutte cose caca. Santa pace, anzi. E mi ne va a De Janeiro, che praticamente mi aveva chiesto a dettare un regalo, lo compri a una vicenda in camufficio. Non è mai stato, a me sarà così. Ha trovato data, le avevo 38 miliardi. Ma non me le è miliardi! Ma soprattutto come me le è puità! C'era uno, mi su da, se mi scusi, si può vedere da vicino? Dice, no, per visitarla bisogna pagare. Cioè, chi lo sogno io e te da lì? Avete tu sapete qual è? Qual è? Non c'è più respiro! Deve essere... prima di mandare la pubblicità volevo andare, insomma... Casugno! Vi ho portato Piero Denze! Faccia a faccia! Faccia a faccia! Ma che te la pongo, che te la pongo! Che ti piace? Non la fa così, non la fa così.
Scooby-Doo papà. Te la pongo, pongo qua. Che schifo. Poesia. Ma io veramente ce la metto tutta. Questo a cuore. Schifo. Un tarlo sacaro, non ha buffa a mano, lei è stata fazzolare tutti i ce, ce la metto tutta per fare una bella puntata e poi lei mi arriva. Ah, ho capito. Vestito così, tascio. Aspetta, per fare un bel movimento secchi, sì. Dici. Ondulatorio, sussultorio. Moto. È solo per oggi, annacatorio, annacatorio, annacatorio. Bravo Piero Dance! Si evolve di puntata in puntata. Sempre più schifo però. Mi evolvo. Mi evolvo. Lei si è fatto un'edizione, non c'era messa questa edizione per lei, lo so. Lo so, ma la gente mi acclama. La gente mi acclama, la folla mi avvinghia. Solo tu non capisci perché sei un tette. Piero Dance. Eppure con un bollino rosso ma fermo. Professor. Guarda che la parolaccia è meno rossa di come sei tu, diciamo. Un sabron so come. Chi ci ha visto a dire? Professor Piero Dance. Sono professore, professore, certo. Professore. Si è iscritto alla facoltà di scienze statistiche. E com'è che fa? È bello se pozza annaggiare una bolletta. Mi bota la pizzo per si è, una. Sei iscritto per, per. Perché la statistica. Sogno me che tutte, sogno number one. Ciao pure chi sta ne sono insegnato. Vedo l'ora che arriva a Catania, voglio vedere se fa ridere a Catania. Se la capisco. Un tascio come lei. Tascio. Chi so? Non se lo ricordo che deve dire. Non sei riuscito a dare un tempo. La me memoria. Me l'hai ricordato. Allora, lira la lira di qua e tira la lira di là. Tira la lira, la lira, la là. La 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 la. La la. La. Sono lieto e... Da quella la tata. Se mi sentessi che mi ancora a stasera. La memoria che è? Barcolla. Se non mi fa parlare, ogni volta che si ammuto. Sei nata, si sta pigliando tutto quello che mi ha detto. Sono lieto e giocondo di rimembrarle che anche questa stagione sta volgendo al termine ed il sottoscritto, pur essendo umiliato e maltrattato continuamente, ha raggiunto l'obiettivo delle 12 presenze stagionali, indi per cui fiero posso affermare che la mia stella non si eclisserà mai. Cocco Teon c'è la frittola, Teon! Sono più bella la frittola. Sogno me chi tutte, sogno una bei guai! Che abbiamo stasera? Che cosa abbiamo? Insegna la... Cioè, quello deve dire tre cose e non se le ricorda, però, E poi dice a me. Insegna la vita attraverso gestualità graziate e filosofiche. Cioè? Esattamente. Adesso le darò una dimostrazione della mia arte, quindi mette tagno e genuflettiti. Che vuol dire? Che vuol dire? Come sono usato? E questa coreografia è dedicata al presentatore che ogni volta sta lì tre ore a pensare e quando rapa la bocca a scafazzarà la bella. La coreografia fa esattamente così. Vediamo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Che vuol dire? Chi ho lunga è la pensata, chi ho grossa è la minchiata. Bravo Piero Dance! Un artista bello, simpatico, ma soprattutto irraggiungibile! Irraggiungibile perché? Perché non mi chiamano il telefono. Ciao, guarda! Tu cazzo a domani! Vai, andiamo avanti! No. No. Cioè, mi stavi spostando, ma che fai? Oh, pezzo lo vai bene. Mi fanno se vai bene quando ti chiuni i capelli. Sappuai. Sì, sì, vai, sposta. Sono parru, sono chiere, sono parrucchiere. E sono qui per rifarti il... look. Che? Ma ne scivamo un saluto qua. Ma che c'entra? Ma c'è una puzza di muore. Ma che vuol dire? Dai, dai, va, forza, fammi i capelli, veloce, che... così me ne vado a casa. Appoggia le tue felle. Sono piccoline le mie felle. Ti metto questa cosa pedonata. Ca tu chi sei spento sei abituato. Ma che stai dicendo? Però non fare come il cliente di prima. Tutto pazzo mi fa Cristo. Fammi un quarturo che aspetto. Ma proprio la malafiura subito. Fammi una riga di lato. E tu che hai fatto? C'è una macchina e ci una fiancata. Ma che fai? Era la riga di lato dei capelli. Dato passeggeri, sei andato una roppa romana. Vabbè. Comunque, compa, sono qui a farti i capelli, lo sai? No, i capelli mi devi fare. Oh, vezzo, lo vai bene. Ho capito, mi non sta lo facciamo apposta senza malizia, tu non ti preoccupare. Senza malizia mi sta facendo una gastroscopia. Ah, 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 ah.
Che? Antichi scoliosi. Ma ah, che, ma oh, che ma... dici? Opa. Ma mi fai la terapia? Noi ormai siamo entrati in confidenza, lo sì, so. Ormai siamo intimi. Niente, per ora mi vedo con una che è nella metà chiamata Pecurara. E come mai? Perché quando parla nell'arte si ci fa in mare cottina. Schifo! Un po' campire. Ti inchivo un cannone. Invece parla di teure, che fa? Che fa mettere, no? No! Comunque, compare, non sono qui per parlare delle mie ragazze, ma sono qui per rifarti il look. Bravo. Se mi ci mette la base. Basta. You've been here by, you've been here by a smooth. Questo look l'ho chiamato, mio figlio mi sminciò la macchina. Ma questo è uno scontrino. Appena arriva a casa c'è un gnurri, adesso. Come on, check your body, baby, do that conga, and don't be careful for yourself,